Ok, buonasera ragazzi, bentornati sul mio Hello. canale, io sono Nikib, 53esimo episodio, con un'emozione che potrebbe far scatenare... Cioè, sono 53, Esatto, 53 volte. 53 53 giocate di serate di Fortnite. Sono 2 anni, sofferenze e da agonia. ottobre sono 2 anni con questa campagna qui. Mio Dio. Mio Davvero? Corlo, mio Dio. Ok, il giovane ha detto: non mi arrenderò mai. La guerra interiore. Poi mi dovrai spiegare perché hai scelto di utilizzare le citazioni di quel fesso di Randall Thor per questa cosa. La canzone dei Blind Guardian? Tutto a suo tempo, Duncan. Io studierei la canzone come una pazza per capire dove cazzo vuole Ma andare. no, non è una canzone, sono tipo 12 libri, il più piccolo dei quali è 3/4 del Signore degli No, è Anelli. una canzone di Blind Guardian questa. Sì, basata. No, Allora, quella che ragazzi, cita Francesco è una canzone di Blind Guardian. torniamo alle cose serie. Dunque, Andalù è tornato per aiutarvi. Yeah! Dimmi che è un chierico di 16° livello. No, però adesso è il Potrebbe turno. dirtelo, ma starebbe mentendo. Adesso è il turno di Duncan. Allora, è il turno di Duncan. E hai un Diablos incazzato davanti a te. Into the face. Allora, questo fare c'ha Reach. Diablos? Sì. Che Let me see. c'è? portata. Quello che con la barra di forza di 10 7. piedi, penso di sì. Decisamente, decisamente 7. sì. Ok, quindi sì, ci ha portato un quadretto. Direi un bestione, non è un... Yes. Allora, cosa potrei fare? Com'è ridotta la tenda? Sono proprio stracci No, allora, massacranti. quella tenda considera era soltanto un indizio per farvi capire che erano passati qua la carovana, quindi considerarla una cosa inutilizzabile. Ah, ok. Volevo provare a tirargliela nell'occhio, visto che sembra Beh, ma è tela soffri. magari. No? Cosa? È tela magari. Però ha detto che è inutilizzabile, quindi è inutilizzabile. Allora, Duncan fa una simpatica cosa. 19. Si cura 8 punti ferita con l'imposizione delle mani. L'imposizione non causa attacco d'opportunità, vero? Anche perché non è che mi tocco me stesso, semplicemente luccico. Ok, va bene. Attento a dire certe cose. Non vedo il turn order Non vedi? io. L'ordine di. E poi il Lo Leon vedo bianco. Hands. Turn order. Lo chiudo e lo riapro. Ah, Vabbè, as cioè, an action. lo so io, non ti preoccupare. Sì, no, è che. Poi, dopo di Duncan, sei Tyler. Mi muovo in questa direzione. Sono dentro la sua area di. Sono dentro la sua area di attacco. Non ne esco. E non provoco attacco d'opportunità. Ok. Giusto per evitare che caricandomi mi splatti. Perché sappiamo tutti che sta mirando a Martina adesso. Raga, scusate, ma quello a cavallo del cammello è morto? No. No, ha soltanto miseramente mancato il primo attacco. Ok, è morto. C'è una seria possibilità che lo sia, Marco. Dipende cosa farà la coda del diavolo. Siamo alla quarta giocata su di lui, eh? Attenzione. E questa, in realtà questa è la seconda in combattimento. Sì, vabbè. Comunque, fa angoscia uguale. Stefano, fai altro o... Mi sono mosso. Allora, mi sono imposto ed è un'azione. Mi sono mosso. È il movimento e. Non hai... Ok, Ah, e qualche azione bonus. guardo.
non ho nulla di utilizzabile, anche perché ho ancora lui come bersaglio. Potrei tentare di utilizzare, no, perché è un'azione, quindi niente. Guardo il nostro alleato e dico: spero che i tuoi fratelli siano venuti con te. E basta. Ok. Vesper. Vesper sbalestra di brutto, perché non c'è altro da fare se non picchiare come una pazza. Ok, vai. No, io devo curarmi. Porca miseria. Allora curati. Io devo assolutamente. Hai ancora curarmi. Pozioni? Sì, ne ho 4 ancora. Ne ho tolto una. Bella Madonna. Volta. Ne avevo 5. Ne ho tolto una l'altra volta. Sì, perché, la maggior parte ogni volta le lasciate a lei. Quando vi do pozioni, beh, però, diventa però, il deposito. Per ovvi motivi è squish la ragazza. Squish. Ok. Esatto. Ah, quindi avete sempre una fortuna sfacciata quando tirate. È l'unico momento in cui abbiamo fortuna sfacciata. Sì. E a questo punto non posso fare altro. Il fatto che Roberta faccia entresci è preoccupante. Perché non mi si carica la mappa, sto cercando di... Ah, lol. Sì, non vedo neanche i tiri dei dadi, non vedo niente. Dietro. La roccia mi offre un riparo? O una parete liscia? Quale roccia? Le rocce circostanti dove sono io più o meno, in modo da restare sempre... Tirami percezione. Dungeon no, ma non ti piace farmi tirare dungeon. Che cazzo ti faccio tirare dungeon in una cazzo di... Non è proprio un dungeon, effettivamente. In un cazzo di canyon. Percezione. Qua. Grande! Ok. Sei in questo momento, assumi la forma di Ugo la talpa, nel senso che sei cieca. Ok. Aspetta, fermo, non ho finito. Sì, no, mi sto muovendo. Ok, allora mi muovo io e mi muovo qua, dove questo è palesemente almeno l'ansia del sentiero, questa la vedo, ma sono comunque ancora a portata del diavolo. Yes. A portata delle frecce, mi intendo. Per cui almeno mi sono tolta dalla sua vista, se deve incazzarsi col primo che trovo non sono io quella davanti. Tu sottovaluti la creatura che hai davanti. Sicuramente. Marco. Oi. È il tuo turno. Raga, ma siamo sicuri che vogliamo continuare, vero? Sì. Ma dove altro vai a andare? Questo secondo te ti fa scappare? O lo picchiamo talmente forte che deve fuggire per la sua vita, altrimenti ci restiamo secchi. Quindi secondo me è il caso di, come dice Deadpool, massimo sforzo e via. Boh. Perché poi neanche puoi sfruttare l'ambiente, perché c'è campa, capito? Quindi non puoi neanche... No, c'è campa nella sabbia, anche nella roccia. Anche nella roccia. No, la scorsa volta ti ricordi che è andato sottoterra anche qui. Esatto. Cioè, ci è sbucato da sottoterra per farci l'agguato, questo simpaticone. Questo simpatico umorista. Quindi... Aspetta un po'. Aspetta un attimo. No, vabbè, non cambierebbe niente. E niente, vabbè, intanto mi sposto. Mi metto qui. Io col movimento già non posso fare più niente, se non sbaglio, giusto? Come l'altra volta. Puoi sacrificare l'attacco per fare 12 quadretti correndo anziché 6 camminando. Ma chi fa le spurzi? No. Ah. No, comunque rimango dietro l'angolo. Assolutamente. No, devo entrare in gittata, devo aspettare che si avvicina lui. Perché se metti casa avanza troppo lui mi carica, capito? Quindi non posso. Anzi, Marti, mi metto qua. Perché così devi fare l'angolo. Vabbè. Come, vicino a te, come penso avrei pensato anche tu. Metto là. Ok. Robby, sei riuscito a caricare?
Più o meno sì. Ok. Non ti sento più adesso. Ora... depone benissimo. Rob? Molto interessante. È funta. Ok, si è mossa. Sento un cane abbaiare, non so se è da voi. È da me. No, non è da me. Ok. Però non la sento. Aspettate che le scrivo, che secondo me non ha realizzato che... Allora. Non... Eccola. Ehi, Ro. Non mi sentivo più. Noi non sentivamo te. Neanche noi, se noi a te. Ciao. Ho visto che ti sei mosso, ma non... Rob, sì, non quella so. Parete, quella quadretto è una parete, non ti puoi mettere lì. Okay. Anche questa... No, parete, questa qui no. Posso, sì. Qui ti puoi mettere. Perfetto. Mi metto là e non posso fare nient'altro. Ok, allora il nostro simpatico amicone fa un bel 180, nel senso che dà un colpo di coda ad Andalu. Preghiamo per lui. Quanti punti ferita Andalu? La risposta è: speriamo abbastanza. Ok ragazzi, spero che abbiate trovato... Ragazzi, piagnucolando. Puoi risparmiare il cammello, ti prego. Spero che abbiate trovato simpatica la presenza di Andalù in questa campagna. Oh mio Dio. No. Devo ammettere che è stato uno dei PNG che adoravo, però, ragazzi... Oh mio Dio, è finito disintegrato dal Ratalo. La coda lo prende e lo sbatte nell'interno. Sì, lo sbatte nel collo. È proprio puntiglia. Sì, anche lo sbatte. Devo andare a prendere la pedina di Andalu. Ah, pensavo devo andare a... mio Dio, che dolore. Ok ragazzi, il povero Andalù, ovviamente non sopravvive all'accaduto. Porca miseria, sono andato nel livello mappa. Basta, mo ora che mi si incazzo. Niente Robby, mi dispiace per te. No, oh, anche il cammello subisce il l'ira del... Raga, una martellata del una martellata sua non è cosa da poco. Povero cammello. Ok. Perché non mi metti 0 HP, maledetto? Infame. Semplicemente ragazzi, vengono spappolati e buon, è finita. L'unica speranza è che non sia stato da solo. Quello no, che speravo anch'io, però... Impossibile, perché abbiamo dormito in quella specie di rovina lì, per cui i suoi sono molto lontani. Non è detto, magari c'è una... C'è una carovana di passaggio. Non lo so, insomma, abbi fede. Adesso tipo ce l'hai una tipo, non so, una 2x2 tipo chiazza di sangue splattata, no? Sì, la posso mettere. 2x2, mi sembra un ottimo modo per ricordare esatto il nostro coraggioso amico che è diventato adesso un hamburger fertilizzante, sì. Scusate, cerco di trovare qualcosa di adatto. Ok. Quella roccia adesso è decorata di Andalù. Okay, okay. Posso accettarlo, va bene. Vabbè, giusto così, raga. Ok, non contento, il nostro amicone va sottoterra. Ma porca
padella. Hai un attacco d'opportunità, Duncan. Ma glielo gestisco, glielo... In normale o... Sempre con svantaggio perché svantaggio. Corazzato nella parte superiore. Non credo che... Che tra l'altro, ragazzi, questa cosa avviene anche nel gioco, quindi, cioè, se l'attaccate mentre sta andando giù, non gli fate un cazzo. Niente. Ok, ragazzi, voi buontemponi, mi dovete tirare tutti check di destrezza, perché sta passando sotto di voi. E quindi dobbiamo vedere se per voi diventa terreno difficile oppure no. Ok, tu Robby anche senza vantaggio, però hai fatto 20. Tu sei a posto. Se il nano tira 20, io tirerò 1. E invece no. E invece no. Però guardate, Fargri proprio 20-20. Proprio lui ce la voleva fa stavolta. Vediamo Sebastian che fa. Ma tu lo dico subito, guarda questa destrezza. Chi è? Democristiano. Ok, sei... Tu sei rallentato, sei in terreno difficile per adesso. Ok, Duncan. Mentre tu ti disperi, perché vedi il povero Andalù ormai ridotto in pezzi, dalle torrette di guerre stellari vedi sbucare... Le mitraglie, no. Le mitragliere da calibro 50. No, decisamente no. Vedi spuntare alcuni nomadi armati di arco che ti fanno cenno di correre. Da che parte, scusa? Dalla parte opposta al Diablos. Ok, quindi da questa parte. Cioè, verso le chiazze di sangue. Poi bravo, da quella parte. Continua il percorso. Ok. Ma sta a me? Sì, è il tuo turno. Ah, okay. Siamo ancora in iniziativa? Non è finito il combattimento. Io sì, guardo gli altri, gli faccio cenno. Correte! Fermati, fermati! Non è il tuo turno. Ortacci tuo. 5, 6 e corro qua. A proposito, io dovevo finire di curarmi. Ok. Vesper, ora puoi correre. Ora posso correre di 12 quadretti perché non faccio altro. Vai. Ring. Però magari se cambio cursore. Questa che si deve cambiare cursore. Corsam. Sebastian, lo zoppo. Corro. Ok, tu hai terreno difficile, quindi sono 6. No, in realtà sono 3 quadretti di terreno difficile. Ma io corro, quindi è il doppio di su due, no? Tu corri di... Sempre 6. Sempre 6, sì, hai ragione, sono 6. Sempre 6. 5, 6. Ok, Fargrim. E corro. Corro anch'io. Sono 5, 6, 7, 9... Ancora una volta Marco viene superato dal coriaceo Fargrim. Non posso dire niente. Corridore nanico. Come gli stronzi vanno avanti e lasciano indietro. 9. 10, ok. Stupida mappa. Se usi il metro continui a muoverti col metro. Ok. Ecco, lì trovate i brandelli di Andalù mentre corri. Ah, e del cammello. Oh, soprattutto nel cammello. Il cammello è più grosso di Andalù. Ok, Marco, tu hai mai visto il film Tremors? Sì. Oh, signore. Ecco, io no. Martina, no, per amor di Dio, devi vederlo. Il primo, però, guardati il primo. Sì, sì, il primo. Gli altri sono inguardabili. Il primo è bello. Ok, bello. Qualcosa esplode dietro le tue chiappe e vedi lui che ti guarda con tanto amore. Se potesse sorriderebbe come Fargrim. Corro. Ah, si può.
Ok, allora ragazzi, possiamo anche uscire dal combattimento. Gli arcieri nomadi vi coprono con dardi fumogeni, oltre che dardi normali, per cercare di depistare un po' la bestia. Tuttavia, la furia omicida del Diablos sembra inarrestabile. Neanche i dardi più penetranti possono fermarlo. Quando, sta mignotta, a un certo punto, scusate che vi sposto che c'è tanto da caricare qua. Aiuto. Sì, io sposto pure lo stronzone. Davanti a voi, in mezzo alla carica di sabbia e di polvere che si sta sollevando in questo canyon, sentite un comando. Mora di scode! Esulto fortissimo. Non so ancora se è un bene o un male. Ok, la prima linea vi lascia passare, mentre i soldati della guardia cercano in qualche modo di coprire la vostra fuga. Fuga? Io mi fermo e mi metto in seconda linea con la lava col glaive. Ok, poi ragazzi, posizionatevi dove volete. Questo deve morire, me ne frega un cazzo. Posizionatevi che riprendiamo. Allora, aspetta. Sopra sulle torrette di Guerre Stellari? No, non lì sopra, qua non ci arrivi, Marti. questo è il muro, immagino. Ci puoi stare, però te lo accontento. Ok, dovete tirarmi tutti, visto che vi state unendo a loro. Mi dovete fare un mega check di forza, tutti. Tutti e quattro. Scusa, che vuol dire che si unisce tutto? Siccome lo stiamo facendo un muro di scudi e il diavolo si sta caricando, dobbiamo vedere se il muro di scudi regge. Uff, spectacular. Perché Fargrim è 14 viola? Bravo Duncan. Madonna ragazzi. In realtà ha fatto uno. Vabbè, io non c'ho neanche lo scudo. In realtà io non devo tirare, perché io non c'ho lo scudo. Ah no, fai spingi contro gli altri, dai. Esatto. Vabbè, però, insomma, io aiuto. Allora, vediamo lui. Aiuto poco, ma aiuto. Beh, in realtà non ha neanche questa grande forza. Ragazzi, riuscite tranquillamente a reggere la sua furia, la sua carica. Vi sentite un po' come nel film 300 quando arriva la prima carica di persiani, no? Iniziate ad arretrare, però riuscite ad affermarlo. Sentite comunque le prime linee che soffrono perché ce l'hanno letteralmente in faccia. Ok, attaccate. Sì, lì erano un esercito volentieri di migliaia di persiani, non era un... Sì, effettivamente il Diablos è peggio di migliaia di persiani, hai ragione. Sì, perché uno è grosso, ma... Ok, io attacco con vantaggio, svantaggio, normale. Normale. Devi morire, creatura. Ok, scorreggia. Ok, niente, rimbalzo sulla corazza. Vesper attacca palestra. Arco, giusto. Un arco balestro. Vesper colpisce. Tira furtivo. Ho un furtivo? Sì. Allora. È ingaggiato con altri. Altri 50, tipo. Giusto, altri 50. Quindi io ho... Io continuo a non ricordarmi mai. Io ho un D8 per il... Ho un D6 per l'arco e due D8 per il furtivo, giusto? Non no, erano due di 6. Sono tutti di 6. Quella è la quarta edizione, Marti. Ah, io l'avevo finito i miei incantesimi di... C'è, prima. Guarda, c'è, se vai nella pagina incantesimi ti dice quanti slot ti restano. Ah, ok. Ok, sono 14 danni. Ma posso sacrificarne uno di secondo per lanciare uno di primo? Sì. Ti diventa aumenti anche di livello, tra l'altro. Esatto, praticamente se è un incantesimo di danno aumenta il dado, c'hai un dado in più. Lo puoi fare su tutto quanto.
Cioè, poi ad esempio, se sei un mago, castare, che so, un dardo incantato di sesto livello e fai tipo una tempesta di dardi incantati, qualcosa del genere. È molto versatile. Sì, alcuni incantesimi lo specificano. Sì. Ok, Marco, se devi castare... Faccio Bless. Ok. Bless aggiunge un bersaglio. Sì, esatto. Quindi lo faccio su Martina, Stefano e Fargrim. No, c'è già il mio Bless, ricorda. Ah, allora lo faccio su quelli in prima linea, sui tre in prima linea. E su di me, possibilmente. E ne posso fare 4? Oh, l'hai castato di un livello più alto. Ah, sì, 4 su Tank. Ok. Allora, Fargrim. Allora, il bestione è a portata? Ma diciamo si sente accozzagliati tutto attorno a lui, quindi sì. Ah, ok. E allora, io posso attaccare sempre con entrambe le armi, giusto? Yes. Sì. Madonna, sono incazzato con due minchia. È veramente incazzato. Incazzatissimo. Minchia, sei incazzato. Ok, ritirami un'altra volta per l'ascia per il danno. No, già fatto. No, lui fa già tutto. Ah, vedi, lo fa automatico. Vedi che è 5 più 5. Non gli ha aggiunto le stat, però. Troppo. Perché al critico non si aggiungono. Cioè, tiri soltanto il doppio dei dadi. Ah, ok. Perfetto. Quindi so 16 danni, mortacci tuo. Gli ha fatto male. Ok, ragazzi, non è ancora sanguinante. Come non è ancora, Madonna? Ok, allora, prima di tutto tutti i vari arcieri. Niente, una caterba di frecce che rimbalzano nella corazza. E tutti i guerrieri. Con più un D4 alcuni di loro. Però colpiscono. Ok, i guerrieri colpiscono lo stesso. Allora, tiro il danno per i compatrioti. Aspettate, fatemeli contare un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono 9 i guerrieri. Ah, tra l'altro noi non abbiamo col più 4. Più un D4, sì. Ma io non ce l'ho. Tiro per colpire. L'ho fatto a voi. Ah, vero, questo è bello. Guarda che legnata. Ho capito, sono 9 tizi che lo stanno a menare, non è che... Sì. Sanguina ora, vero? No. Cazzo. Porca miseria. Perché quando è sanguinante tu hai dei bonus, Marti? No, quando è sanguinante vuol dire che è a metà vita, tanto per avere un'idea di cosa ci aspetta. Era solo per sapere quanto male io pensavo. Ok, io visto che lo state menando di brutto tutti, lui va utilizza un'azione leggendaria da due testate di fronte a sé. L'aveva già usata? Sì, ne ha un'altra. Esatto, cioè gli si ricaricano in tipo un tot, quindi... Tra l'altro questa è diversa dall'altra, perché prima ha dato due colpi, esatto, di coda. Allora, molla due testate ai fortunati in prima linea. Ah, sfoltisce subito un paio. Tum tum tum. Dio santo! Ma non è, cioè, è un animale. Sì, raga, tecnicamente lo è. Più 12, raga. Raga. 12 fa paura. Raga. 12 fa paura. Cazzo, era uscito uno e poi ha rollato 10. Meno male. Allora, una guardia si fa malissimo ma è viva, l'altra invece va a terra agonizzante. Ok, ricominciamo con le menate. Quindi questi hanno meno di 10 punti feriti. Duncan attacca di nuovo. Ce la fa. È abbastanza lontano? O è. Scusami.
riformulo. È abbastanza vicino per mirare tipo alle ali o all'altro corno, oppure devo, no, devo tirare nel mucchio? Puoi solo mirare alla testa da questa posizione. Va bene, testa. Vediamo un po'. E anche col T4 non faccio un cacchio. Niente. Niente. Non riesci neanche a colpirlo nella calca. C'è troppo casino, non lo riesci a prendere. Porca Marti. Miseria, oh, non mi dà soddisfazione sto gioco. Vantaggio no, così per darci una mano, no. Martina, la condizione non è cambiata rispetto a prima, quindi sì, ce l'hai. Peccato, io ci provo. Ah no, prima non l'ho usato neanche, calcolo. Hai usato il furtivo? Sì. Furtivo, non il vantaggio. Ah, per il tiro del colpire. Sì. Ma se per questo non hai neanche usato il D4. Neanche il D4, ma non mi serviva. Va bene, normale. Vantaggio, non ho capito. Furtivo sì, per il vantaggio no. Esatto. Vabbè, l'hai colpito. Bello. Vedi, se tu riuscissi a salire in posizione sopraelevata avresti anche vantaggio, ma non è così facile. Che no, che se il vantaggio più triste di tutti. Esatto, cioè il furtivo più triste di tutti. Vabbè, cazzo. Sì. Ok, devo fare gli altri 18 danni da solo. Marco, tocca a te invece. Io da dietro riesco a dargli una martellata. Sì, perché sei non sei così. Sei nella calca, ci riesci. Sei qua. Ok, allora gli do una martellata. Oddio, che palle. Ecco. Dov'è? Dichi. No, rimbalza nella corazza il tuo martello. Però aspetta, io c'ho un D4 aggiuntivo. Ah, vero, tiro. Ah. Devi fare 4 per colpirlo. Una se te ne penti. E lo colpisce. Eccolo lì, vedi il bless. Con la benedizione divina ce la fa. Vedi, non so, che devi fare. Vedi, il velo drago ti aiuta a Bahamut, altro che sto coso. Questa è una viverna, non è un drago. Ancora peggio. Ancora peggio. Le viverne sono brutte bestie. Ok, sono 7 danni. Scusate per il mal. Fondamentali, Assolutamente sì. Tutto fa, disse quello che pisciava in mare. Ok, Roberta. Grazie. Prego. Allora. So che queste perle di saggezza non sono mai sprecate con voi. Che uomo saggio che è. Tiro 4. Col martello l'hai colpito. Mm-hmm. Vabbè, in teoria anche con l'ascia, perché basta che tiri il D4 già arrivi alla CD. Ma guarda là, vedi. Il nano. Dobbiamo portarci dietro un cammello da uccidere in maniera truculenta tutte le volte che abbiamo un combattimento difficile. Il nano si incazza e diventa una macchina. In questa campagna penso che Fargrim sia un trinciapollo. Letteralmente sta. Ragazzi, sta facendo della roba che non ha. Vabbè, che il guerriero è fortissimo. Però. Okay. È Fargrim. Allora, ragazzi, finalmente dopo 2 giorni di combattimento, il diavolo è sanguinante. È vero. Se sanguina può morire. Ok, a questo punto, come azione, come interruzione immediata, lui urla, tiratemi tutti costituzione. Merda. Tutti stannati. Okay. Ah, più un di 4. Sì, ricordate che avete il D4 e ti risalvi. Vesper, grazie all'ausilio della sabbia del deserto nelle orecchie, non sente totalmente niente. Ah, okay. Io gli rispondo e lo sgrido come se fosse un cagnolino. 15? Tu ce la fai, Stefano. Yuppie-ca-yay! Ci piace. Robby non ce la fa, si tappa le orecchie. Neanche con l'1. Solamente con l'1. Marco? Mm.
Marco pondera con questo sospiro. Sì, perché siamo una merda più totale, raga. Cioè, nel senso... No, è vero. Marco si mette in posa stoica lì, bello... Non mi caga nessuno. Ok. Secondo me, cioè, abbiamo buone possibilità. Allora, ma il dado decide, lo sapete. Lui, ragazzi, va sottoterra. No. Io gli faccio un attacco d'opportunità. Ok. Marco, se vuoi, ce l'hai anche tu. Perché sei a portata. Attacco d'opportunità? Yes. Aspetta. Allora, io lo faccio. Ah, già, questo era con svantaggio. Quindi, vabbè, fammi. Sì, anche tu con svantaggio. 16, vabbè, l'ho mancato. Tu l'avresti colpito, ritira, vedi un po' se fai di più o di meno. Ecco, l'ho mancato. Ma anche tu, manchi. Tutti e due gli attacchi rimbalzano nella corazza dorsale. Ok, ragazzi, voi vedete, quando il diavolo si va sottoterra, si vede comunque il percorso che intraprende, perché il terreno si solleva quando passa. Se ne sta andando, raga. Fuggite, sciocchi! Cosa vogliono fare loro? Li vedo che inseguono? No, o... no, loro sono lì per... Anzi, vi incitano ad andare via. Ah, ok. Il tizio che è per terra è morto o si può salvare? Tira... Medicina? Non tiro medicina, semplicemente gli faccio gli ultimi due punti in posizione mani. Ok, gli hai salvato la vita. Perfetto, a posto. Allora, dove sono? Ok, allora me lo carico e se ne andiamo. E se si mette sulla tua spalla e ragazzi, fuite. Sì, ma parecchio. Allora, ricordatevi gli HP che avete attualmente. Not difficult. 36. Ok, cambiamo mappa. Raga, non caricherò le pedine solo per... Aspettate che povero Andalù non c'è più. Ricordatelo come ha vissuto. È ritornata alla vecchia cittadella abbandonata. Con voi c'è anche il capitano delle guardie. Ecco, insieme parliamo soldati. Un attimo, chi è questo? Come chi è? Duncan, vai a... Ah, il... giusto. No, sono vedevo la pedina, sai? Sì, 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 è lui. Sì, sì. Massimo decimo meridio. Massimo decimo meridio. No, non è Massimo decimo meridio. Scusate per il rumore. C'è anche da qualche parte. E di appunti. Eccolo. No, allora, non vi dico il nome, vediamo se lo ricordate. Non ce l'ho scritto. No, lo vado a cercare. Però è Rashid Kashim. Esatto. No, non è lui. No, Rashid è il tizio che comanda i... Stanport, il capitano delle guardie. Ah, il capitano delle guardie, no, di... Ma ce l'avevo, comunque. Cosa era per... Era per accelerare. Ah, ok. Ok, i soldati si mettono ovviamente di guardia nella cittadella abbandonata. Il capitano viene da voi. State tutti bene? Sì. Cosa? Ok, ragazzi, parliamo con voi tre mentre Duncan risolve i suoi problemi. Sì, ma siamo un po' sbattutini. Non ci aspettavamo questa grandezza, anche perché se una cosa del genere non passa inosservata, ci saremmo aspettati un avviso dai tizi del deserto, no? Boh, neanche io ho mai incontrato una creatura così enorme da queste parti e devo dire che siamo stati anche fortunati a respingerla. Quindi non è comune? No, è la prima volta che ne vediamo uno. E non avete neanche idea cosa sia o avete idea ma semplicemente non l'avete mai visto? No, io mi occupo di difendere la città, come ben saprai. È raro trovarmi qui fuori. Semplicemente abbiamo accolto la richiesta d'aiuto dei nomadi. Questa era la domanda successiva. Come mai abbiamo avuto questo gran culo di trovarvi il posto giusto al momento giusto? Semplicemente con gratitudine, si intende. Uno dei nomadi era tornato indietro dopo avervi accompagnato. Aveva avvisato il capo della sua tribù del pericolo. Non ci
non ci aspettavamo quella Ha creatura. chiesto urgentemente aiuto in città. Ho radunato più uomini possibile appena ho saputo che eravate voi gli inviati alla missione. Grazie, capitano. Grazie. Ci avete probabilmente salvato la vita. Avete contribuito abbastanza per noi, mi sembrava corretto ricambiare. Bene. Cioè, li abbiamo sollevati dal vecchio della biblioteca. Ah. Spero, aspetta, spero che verrà data una degna sepoltura al corpo della guida che ce l'è venuta a riprendere. Lui è... Il capitano Quello che ne osserva fa. dietro di sé. Per il momento è meglio lasciare la zona. Per quanto sia doveroso un funerale, non è sicuro lì. No, era una battuta perché è stato polverizzato, vedo, però nessuno l'ha carpita, quindi va bene così. Ma sei un chierico, non puoi fare battute su una morte eroe. Non dovrei, Arcana. scusami, Il non chierico dovresti della fare legge, tra battute. Tu non l'altro. dovresti neanche fare 7 sulla forza, eppure sei stata una pippa nel muro di scudo. Va bene, Non so che Stan fare. prosegue il discorso dopo che è stato macabro alla battuta mal riuscita di Sebastian. Direi di abbandonare questa cittadella, anche se è meglio del deserto, non è sicura. Torniamo all'accampamento. Ok. Ragazzi, riprendete il viaggio sia scortati dai nomadi che dalle guardie. Vi riporto da Rashid. Al quale abbiamo da dar notizie della sua carovana su che fine ha fatto, quindi Andalu può non c'è dare più. altre non c'è più. Sì, sistemate gli HP come poco fa. Vabbè, io sono a Povero. palla. Ok, da questo punto, ragazzi, una volta arrivati all'accampamento nomade, il capitano delle guardie prende congedo, vi saluta e torna in città con i suoi uomini. Io spingo avanti Duncan che ci ha parlato lui prima col tizio. Nel dubbio spinge avanti Duncan. Il coraggio di una donna. Duncan davanti e dietro tutti Ecco, giusto. Martina, io posso ancora evocare fulmini e saette nel gioco. Beh, ci stava Duncan, mica paranfa sus con le sillabe. Senti un po' che male che stava paranfa sus. No, no, vabbè. E avanzo verso il capo delle. Martina, ti casca un fulmine in testa. Sbadigliato! Sono 12 danni. Sbadigliato! Non era per lo sbadiglio. Lo vediamo tutti? Assolutamente sì. No, raga, sto scherzando. Non ti cade un fulmine in testa nel Però deserto. sarebbe stato bello. Aprivi un mondo di giocate per il tempo. Era per la canzoncina minchiona che hai cantato poco fa. Ancora la radice è rimasto. Ah, ok, ti sei incastrato il cervello, basta dire. Andiamo Cioè, avanti. tu vuole Che proprio mi prendo. morire, eh? Stasera è in vena di morte, Martino. Ok, Sembrerebbe. Di torniamo. solito quella degli altri, oggi. Torniamo on. Ok, Io spingo ragazzi. avanti Duncan. I nomadi vi fanno ovviamente entrare nella tenda una volta che arrivate. Trovate Rashid che sta vergando su di un libro. Che sta facendo? Sta vergando. Scrivendo. Sì. Non con la penna però, perché se sta Marco, Marco vergando. stasera è in vena di cazzate, l'ho capito. Ho E quando capito. mai non lo è, Quando mai lo onestamente. è? Questi sono i ragazzi con cui devo fare una campagna seria, raga, veramente. Voglio dire, non è che vergo sul libro, cioè, nel senso. Si dice vergare, sì. Confermo tutto. Bene. E accompagno Duncan, visto che è timido. Esatto, in realtà possiamo entrare tutti, magari parlo io, però possiamo entrare. Io guardo l'uomo che verga sul libro intanto. Ecco. Ok, il vergatore di... Bentornati. Rashid, siamo tornati. Purtroppo Bene. non portiamo buone notizie. Lo presumevo, ma comunque, vi lascio esporre. Ditemi cosa è accaduto. Basta pingare, I tuoi uomini stavano cacciando, a quanto abbiamo potuto vedere, una bullet.
avevano bombe soniche, reti, ma un'altra creatura estremamente più pericolosa era lì in agguato, ha ucciso la Boulette, ucciso loro, quasi ucciso noi, ha ucciso anche la nostra guida. E gli descrivo il... Martina, leggi Skype. Abbiamo anche... Ok. Grazie, grazie. Apprezzo. Ok, lui si fa cupo in volto. Ma ti sta continuando ad ascoltare. Era una creatura, e gli descrivo in maniera... in maniera più precisa che posso il Diablos, e poi faccio scendo a Fagrim, e quello era un suo corno. Ok. Ok, lui sta meditando, si accarezza la folta barba. Non ho onestamente mai sentito parlare di una creatura simile, né mai vista una. Si solleva, si alza in piedi e osserva verso la sua biblioteca. Ho sentito delle storie recentemente, a quanto pare creature che vivevano in ecosistemi isolati fuori dalla portata dei civilizzati stanno iniziando a sbucare fuori qua e là. Credevo fossero storie semplicemente dei bardi o racconti da locanda, ma effettivamente deve esserci del vero. Forse sta succedendo qualcosa che sta smuovendo creature che normalmente non dovrebbero trovarsi qui. Non ho altra scelta, dovrò fare in modo di cambiare le nostre rotte commerciali. È più sicuro evitare il territorio di questo mostro piuttosto che andarci a sbattere. Sono d'accordo. Ad ogni modo, voi avete mantenuto la parola data e avete fatto un ottimo lavoro. Intanto Stefano ti dà il chiavistello che ti aveva promesso. Ero lì pronta, ecco, a turlupinarlo per questo. La seconda cosa, raga, prendo un piccolo forziere, piccolo per modo di dire, vi dà 3.000 monete d'oro. Madonna, a testa. Una minchia. Buongiorno, totali. Puoi darcene 3.000 e una, così dividibile per qua. No. È molto più facile. Ce ne dà 2.998 e un copper, così vedrai. Ve li dà tutti in copper. Perché è crudele proprio, sai? Ve li dà tutti di rame, in modo tale che voi camminate con 18 sacchi di monete. Signori, è per 4.301, scusami. Ah no, giusto. Pure fatti i conti. Hai ragione. Cioè, invece 3.000 è perfetto, 750 a testa. Raga, voleva sgobbargli una moneta d'oro in più, capito? Era la tirchiaggine dei ladri. È chiaro. Dividiamo già subito. Ma tu pensa al nomade che poi io dico i conti, ci ha abituato che sì. Te sta stronzata in game, no? Vabbè. Tira, pensa che non c'eri questo. Fingerò che questa cosa non sia mai accaduta. Dividiamo già da subito, no? Queste sì, non mettiamo a farci il conto della serva davanti a lui. Carichiamoci questi soldi, poi faremo dopo. No, nel senso che me li portate. Ok, raga, voi fate i vostri conti di ragioneria dopo. Lui vi saluta. Portatemi i ringraziamenti al conte. Ancora una volta vi ringrazio per il servizio che ci avete reso. E grazie a voi che le nostre rotte commerciali potranno viaggiare al sicuro adesso. Vi ringrazio per i complimenti e porteremo i vostri saluti al conte. Perfetto. Ok, ragazzi, lui vi congeda sostanzialmente. Ok, noi salutiamo e se ne andiamo. Va bene, segnatevi 1.000 punti esperienza a testa. Fa il livello. Okay. Sì. Yes. Okay. Quindi vado a 3050. Unica cosa, ragazzi, scusate, fatemi continuare. Duncan. Yeah. Tu hai 50 punti esperienza in più.
Che ti do adesso. No, no, così ha deciso. Era una cosa che aveva ottenuto prima. No, no, così ha deciso perché hai fatto rumore tum tum, tipo di martello dopo l'hai detto, capito? Quello è il microfono che c'è il filtro e fa casino. Insomma, ci sta. Ok, è così, siete stati pagati. Zanzara. La guerra delle zanzare. Va bene, vi riporto in the city. Aspetta, prima che cambi mappa, guarda in fondo a sinistra. Perché? Ah! Perché in fondo a sinistra? Ci sono due, okay, ci sono due righe viola. Ah. Io appena, Martina, io appena esco dall'accampamento, riguardo, dico, non siamo più poveri. Martina, quella canzone è basata sul ciclo di libri che ti dicevo. Sono venuti prima. Sì, perché si chiama Wheel of Time, la ruota sì, del tempo. Sì, lo sapevo, ma sapevo che uno riferisce all'altro. Sì, sì, no, wow. Si riferisce all'altro. Sì, ma tra l'altro è pure una canzone fantastica. Fra il chiavistello di che cosa? Scusate Stefano, fammi parlare. Mistral sì. 2. Allora, e gli do anche il chiavistello che mi aveva dato lui come acconto. Che era quello di Paramphasus 3, sì. Ah, ok. Quindi adesso non ho più chiavistelli di Paramphasus. Non ho più cinetti. Da ascoltare, allora. No, 3 da ascoltare. Credo, sì. No, sì, è coda. Quindi dovremmo ascoltarli effettivamente. Ok, se volete, raga, vi faccio ascoltare adesso. Perché se vi ricordo che sono tanti, quindi... Dobbiamo ascoltare uno di Minstrel, uno di Ginitas, uno di Paran. C'è anche Pezius. E c'è anche Pezius. Paramphasus ho tre. Perché li avete completati. A parte il primo li avete completati. Però facciamo... Allora, facciamo una cosa. Prima di farli ascoltare, devo fare una giocata rapida con Duncan. Tipica yay. Allora, mentre tornate in città, ovviamente una delle guardie ti manda a chiamare Duncan e ti chiede di raggiungere. Sì, la manda a cacare. Ehi, Duncan, vaffanculo. Ti manda a chiamare e ti chiede di andare in caserma a parlare col capitano. Va bene. Sì, e io vado in caserma a parlare col capitano. Perché lui sì e tu no, Martino. Tu fai puzza. C'era anche scritto nel messaggio, nella mappa. C'era scritto Francesco, veramente. Io ho cambiato in Martino. Io non mi chiamo, non ho visto. Ma siamo tutti nella caserma? Yes. Fargrim. Yes. Sei tu che hai l'os, il corno di Diablos? Yes. Sì. Yes. Ok. Mentre tu sei là... Io devo andare un attimo off, scusate. Sì, vai, vai. Facci. Il fabbro nota quel corno. Mm-hmm. Ed è sempre interessato. Ti chiede, ma dove l'hai preso quello? Apparteneva a una creatura molto pericolosa che abbiamo incontrato nel... Ok. Lui sembra studiare il corno. Senti. Ti sembrerà una follia, ma vorrei tentare qualcosa che non ho mai provato prima. Vorrei forgiare un'arma da questo corno. Mi mostro interessato, perché effettivamente... Che ne diresti di lasciarmi provare questo esperimento? Se dovesse funzionare, io avrei imparato qualcosa di nuovo. Con qualche moneta per i costi del lavoro vi lascerò un'arma praticamente a disposizione. Va bene, sì. Però prima vorrei tenerlo ancora un po'. Magari il capitano vorrà vederlo, magari. Sta bene. Ne saprà più di noi su questa creatura. Ok. Sta bene. Io lo porterò appena possibile. Ok. Allora, Duncan. Yes. Il capitano ti fa entrare nello studio. Tipo, cammino, sto bene e tutto il resto, però tipo l'armatura è una chiavica. Esatto. L'arma è sporca di sangue e schifezze, quindi proprio una... Fai talmente schifo che fai lustro ai barbari dell'Ovest. Sì, esatto. Capitano, mi scuso per l'aspetto, ma... Non devi scusarti, Duncan. Tra l'altro,
Se ti ho chiamato qui proprio per questo motivo. Ah. Visto l'ottimo lavoro che avete svolto per la città, per noi, ho pensato che qualcosa in più si doveva fare. I ragazzi della guardia sono d'accordo, sono d'accordi. Maledizione, non riesco a parlare stasera. I ragazzi della guardia sono d'accordo con me. Anche loro pensano che qualcosa in più si doveva fare. Hanno messo da parte una piccola somma dalla loro paga per far mettere al lustro una vecchia armatura. Capitano apre un armadio e c'è dentro una, diciamo, rimodernata armatura full plate. Noti subito che ti si illuminano gli occhi che in questa armatura vi erano incise disegni e riferimenti al drago di platino. Armatura dove l'avete presa, se posso chiedere? Era un vecchio modello, apparteneva a mio padre, ma penso che voi la utilizzerete meglio. Vostro padre? Vostro Sì. padre era un fedele del drago di platino? Sì. Mio padre ha avuto l'onore di servire il re. Oh! Chissà, Lui? forse ne avete sentito parlare. Assolutamente. Oddio, chi era? No, Conosco le gesta della spada folgorante. Come? no, 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 fermati. Aspetta, il re. Ma aspetta, il re drago della spada folgorante? No, no, suo Ah! padre che serve un re di 500 anni fa mi pare difficile. Ne so, magari era nel. Il re Ah, Duncan. il re. Ah, ok. Ok, Sì, ma tipo vagamente. sì, esatto. Maledizione. Ah, ma a questo punto, se io faccio un tiro di storia, l'ho vista in giro quell'armatura? Tirami storia. Pip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 
Hai vantaggio perché ti sta sbloccando un ricordo. Ah, nice. Eccola, raga. Mm-hmm. Guarda come dà un cancello. Allora, quando abbiamo fatto la giocata in cui vi davano la missione di indagare sulla foresta bianca, sì, accanto al comandante che vi ha dato l'ordine c'era una, sì, un cadetto che era tuo collega e il suo nome era Anton Sten ed era il padre di Port Sten. Fermo, ripeti un attimo. Allora, Stefano, racconti, ridimmelo tu in modo che io possa capire. Perché come scusate, dice Francesco... è Anton Port, non è Anton Sten. Anton, allora, Port, dicevo, durante la giocata in cui vi è stato incaricato, nel passato vi è stato incaricato di indagare sulla foresta bianca. Ah, nel passato. Nel passato, okay, sì. Passato. Il comandante era assistito da un addetto che era comunque compagno d'armi di Duncan, perché era anche lui un paladino, era un compagno d'armi di Duncan. E il suo nome era Anton Port. Ok, questo è un ricordo che non potevamo avere, però noi no, posso. Il problema è che non gli posso neanche dire niente, perché altrimenti come facevi a conoscere mio padre, che te che sei tipo più giovane, certo, di me, e quindi... Tra l'altro, ragazzi, piccola cosa, io durante quella giocata ho citato il suo nome, l'ho fatto apposta. Cioè, scusa, tu 8 mesi fa sapevi già? Certo, Martino. Poi quando ti andrai a recuperare alla live, se te l'andrai a recuperare, sentirai me che cito Anton Port. Grazie. Grazie, capitano. No, in realtà no, potrebbe arrivare il giorno. Accetto questo dono con molto piacere. E il piacere è nostro. Il piacere è nostro, Duncan. Ma immagino che adesso sarete stanco e avrete bisogno di riposare. Se riuscirò a riposare tra me e me. Porca. Ok, e recupero sta recupero l'armatura. No, sì, io ovviamente te la devi fare sistemare un po' dal fabbro, perché deve essere messa su misura. Ce l'ho il fabbro. Vabbè, ovvio, però te lo dico, perché non la puoi mettere adesso, capito, uscirtene con l'armatura bello. No, beh, chiaro. No.
Esco con un enorme fagotto. Ok. Sarebbe una figata, ma l'armatura, se non è magica, è un po' scomoda. Te la devi far sistemare. Ma già che siamo qua, visto che Duncan è uscito, sì. Chiedo anche a lui: secondo te dovremmo mostrarlo a qualcuno il corno, magari per avere un'idea di che creatura poteva essere? Oppure, onestamente, l'unico posto dove saremmo potuti andare a cercare qualche informazione è bruciato l'altro giorno. Non so se c'è questo, e poi onestamente penso che se andiamo da qualche storico o esperto di natura o leggenda, a questo punto possiamo semplicemente descrivergli la creatura e non tanto mostrargli il corno, anche perché non credo che sia molto comodo portarsi in giro quell'affare, non è leggero. 20 kg di corno, voglio dire. Ma è un nano, ma come si fa? Allora, prima di andare, lo lascio al Fab. A proposito, Fargrim, ho di nuovo bisogno delle tue abilità alla forgia. Il Fabbro, bello contento, si inizia a studiare il corno, si mette al lavoro. Vedete, bello euforico che sta lavorando lì. Gli lascio detto farmi sapere, ovviamente, quando avrò fatto. E lui annuisce, però tipo è così distratto, è così infastidito che lo stai disturbando adesso. È lì che lavora. Togliti, calcio. E tu da Fabbro Fargrim capisci il sentimento che prova. Capisco perfettamente, lo lascio. Ok, vi porto in locanda. Finalmente disinfestata dal fetore, dalla puzza. Possiamo tornarci adesso, sì. Sì, adesso non è più fetente. Meraviglioso. Dopo diversi giorni di pulizia è tornata la locanda che era prima. Con i tavoli, le piastrelle. Esatto. È momenti più belli. È passato un anno, ragazzi. Cosa vedono i miei occhi? Che cancelliamo Jimbo. Ah, no, è sparito. No, sono spariti. Pensavo che ci fosse di nuovo il tizio che è stato molestato da Vespa. Mentre, ragazzi, ma noi tirando la manda via, qua non ci vogliamo più tornare. Abbiamo cambiato taverna, possibilmente. No, è sempre quella, regà. No, io onestamente me ne volevo andare di lì. Noi abbiamo caricato tutto e ce ne siamo andati perché le vampirle sanno dove siamo. Ok, allora, siccome non ho preparato un'altra taverna, no, fingiamo che sia un'altra taverna perché non l'ho pronta. No, Francesco, questa è la stessa, io voglio un'altra mappa. Muori, Marco, muori. ok. Diamo meno pix al DM, che se ci scordiamo le cose si incazza, capito? Sto preparando l'ira di Dio in game. Sei pronto, Marco? Allora, è tipo tempesta di vendetta in game. Adesso sta a voi dirmi cosa volete ascoltare prima, Marco. Oh. Però, anzi no, io intanto che Fargrim ascolta i cubi, lo metto a lavorare sull'armatura. Però, oserei dire non sotto camera. No, in stanza, certo. Stanza. Vabbè, si intende che siete in camera, ragazzi. Oserei dire di finire paranfasso. Quindi metti al lavoro Fargrim. Beh, se lui vuole, ovviamente. Okay. Non è il mio sgherro personale. Ok, a questo punto, visto che hai aperto il farotto e visto che quello stronzo di Marco ha 20 di percezione, nell'armatura trovi un... È partito l'audio. Oh mio Dio, ci sono due master. No, il mio telefono è impazzito, ragazzi, è diverso. Ti prego, prego. Fortunatamente non era l'audio giusto, quindi... che stavo dicendo? Mi sono perso. Ah, mentre tu stai smanettando con l'armatura, Fargrim, Sebastian si accorge che uno dei ganci per allacciare una parte dell'armatura non è corretto. Quando te lo fa notare, tu noti che è un chiavistello. Oh. Che c'è scritto sopra? Il chiavistello non c'è scritto niente, però come al solito al trial and error che provate diciamo manicalmente, smanettare. Sì, esatto, Baraquel 2. Oh la madonna, la vendetta.
La vendemmia. Okay. Momento. Allora, quindi ne abbiamo ad ascoltare uno di Baraquil, siamo a 2 su 4, giusto? Sì. Poi il nano che uno... dovizia di particolare. Oh. Giusto, uno giusto, di roba tua, Nani. Siamo a 2 su 3. Sì. E uno di Pramphasus l'abbiamo finito o siamo a 3 su 4? No, 4 su 4, li avete tutti di Pramphasus. Ok, ok, ok. E poi uno di Minstrad, siamo a 2 su 4. E c'è anche Pezius, che non mi ricordo, mi pare che Pezius non l'avete ascoltato neanche. 1 su 3 allora, aspetta. Pezius sì. È il secondo. Ah, 2. Ok, perfetto, quindi siamo a 2 su 4. Ok. Ditemi voi cosa volete ascoltare per primo. Terminiamo Pramphasus. Fa differenza. Allora, raga, Pramphasus, a parte che sarà più difficile per me da ascoltare perché potrei ridere, è anche quello più lungo. Ve lo dico prima, quindi fate silenzio e preparatevi, raga. Io non ce la farò sicuramente. Io, tipo, ma mutati. Sì, non posso se non ho sentito un cazzo. Il problema è quello. Ok, ragazzi, iniziamo dal secondo. Cerco di mettermi nella posizione che so tanti minuti e devo stare fermo così. Dal secondo, con che senso? Che il primo l'avete ascoltato. Ah, ok, ne abbiamo 3 da ascoltare di Pramphasus. Sì. Però, sì, sì. Vai, vai, comincia. 3, 2, 1. Le incredibili avventure di Pramphasus, figlio di Pamplimus. Seconda parte. Si dice che nessuna nave è in grado di navigare il mare sospeso. Un'immensa massa d'acqua che va crescendo gradualmente come le più alte montagne e che nessuno ha mai osato navigare. Il suo fondale è sospeso dal suolo, non più alto di qualche metro. Coloro che sono stati così folli da cercare di passare sotto le acque perennemente bagnate da una pioggia vistosa, non fanno più ritorno. Finiti dalle avversità climatiche o divorati dai mostri abissali, nessuno ha mai tentato l'impresa né dal mare né dalla terra. Nessuno, tranne Pramphasus e i suoi amici, che a metà strada, tra la cima dell'immensa massa d'acqua e il cielo, già si stavano pentendo di aver seguito l'eroe leggendario. Tuttavia, fu proprio quando erano quasi in cima che la situazione sfuggì di mano. Le imponenti onde superavano l'altezza di fortezze e castelli. Il vascello quasi si piegava in due per le forti correnti. L'equipaggio pregava gli dèi per una morte rapida, oppure perdevano scarpe e pantaloni in mare. Arrivati alla sommità, come per miracolo, videro cosa nascondeva alla cima del mare. Un immenso vortice così grande ed enorme da poter contenere un intero continente. A quel punto, alla fine del mondo, là dove nessuno era mai arrivato, gli uomini poterono liberarsi in urla femmine, conci che neanche gli dèi li avrebbero biasimati. In quel momento il capitano Broad Deeple diede ordine di attivare il congegno prima della fine imminente. Solo la sua esperienza e prontezza poterono salvare l'equipaggio da morte certa. Con un disperato tentativo, la giurma attivò il macchinario che permise agli alberi maestri di piegarsi in orizzontale, come per mimare le ali di un uccello. Il vascello che stava per essere inghiottito dalle correnti si sollevò miracolosamente, sorretto dai potenti venti generati dal mare. Fu un miracolo. Stavano volando sopra un vortice di pura distruzione. Tutti festeggiarono e gioirono godendosi un panorama unico al mondo, mentre alcuni lasciarono le budella fuori bordo per la nausea. Ok. Dire che alla fine ha navigato bene, nel senso, ma perché era epico quel punto della storia lui. Aspettate, ora inizia la parte 3. Le incredibili avventure di Pramphasus, figlio di Pamplimus. Terza parte. Durante l'attraversamento dell'immenso vortice avvenne l'impensabile. Una cima non molto salda si spezzò, alleggerendo una vela. Questa fece inclinare il vascello pericolosamente da un lato, portandolo in rotta di collisione con la tempesta. Il momento di pace sembrava interrotto dall'imminente fine. Ma Pramphasus, figlio di Pamplimus, in un impeto di coraggio, ora il tentativo di scappare, saltò sull'albero maestro e con grande fatica riuscì a legare la sua cintura dei pantaloni alla corda spezzata. Come una catena umana, tutti tirarono Pramphasus, che gridava con coraggio o dolore, verso i compagni Marlac e Struppo, che lo stavano usando come tirante vivente per tenere la vela nella giusta posizione. Deviarono dalla rotta originaria, mancando il continente sconosciuto dei giganti. Ma poco prima di ritornare in acqua,
Riuscirono a vedere Atlas, la capitale del popolo dei mari, al centro dell'immensa tempesta. Rinchiusi in una sfera cristallina, gli avventurieri si chiesero cosa potevano pensare sirene, tritoni e le creature del mare a vedere la loro traversata folle. Ma non c'era tempo per quello. Una volta raggiunta la sponda del vortice, furono nuovamente in balia del mare e tutto si annebbiò. Si ritrovarono attraccati ad un porto orientale, che non avevano mai visto. Qui le genti erano vestite in modo esotico e li guardavano come alieni provenienti da un altro mondo. Facile il tempo a riprendere i sensi per scoprire che la milizia locale li aveva circondati. Un uomo, all'apparenza un nobile, intimò la resa. «Nel nome dell'imperatore e dell'impero tutto, per l'autorità fornitami dal ministro supremo, io vi dichiaro voi e tutti i componenti dell'equipaggio invasori. Se avete modo di provare la vostra discolpa, parlate ora alla presenza di questo incaricato dell'imperatore». Il messo imperiale, gonfio e paonazzo, attendeva una bieca supplica, una misera scusa. Senza scomporsi avrebbe condannato tutti. Tale era la rigidità ed il costume dell'impero d'Oriente. Calò il silenzio. Tutti si guardarono cercando una rapida soluzione. Mysterious uscì da un barile, chiedendo ai compagni se erano arrivati a destinazione. Quando udirono la voce di Paramnosus, tutti si misero una mano in faccia, supplicando gli dei nella loro saggezza e misericordia di dare lui il buon senso. «Io sono Paramphasus, figlio di Pamplemus, uccisore di draghi e leggenda vivente!» Mentre loro elencavano i suoi titoli, veri e finti, tutti sapevano in cuor loro di essere già spacciati. Make sense. Comunque Mysterious me l'ero scordato io. Dai, come il ninja di Dio, come ti permetti di essere dimenticato? Ok, ragazzi, andiamo con l'ultima parte. È la più lunga, raga. Cercate di resistere, okay. Perché... Dai. Ce la faremo. È diventato l'imperatore. Le incredibili avventure di Paramphasus, figlio di Pamplemus. Quarta parte. Furono tutti arrestati, ma non furono condannati. Per una fortuita coincidenza, le prassi burocratiche dell'impero non prevedevano il processo di qualcuno con più di 12 titoli, veri o presunti. Col rischio di condannare un'autorità importante, le varie autorità locali si rimpallavano tra loro la responsabilità, tanto che finirono tutti al cospetto del ministro supremo. Molti funzionari furono severamente puniti quel giorno per la loro incompetenza, ma quello che fu veramente punito fu il primo ministro. Mai avrebbe immaginato di incontrare un draconico tanto irritante e borioso, tanto che Paramphasus, figlio di Pamplemus, riuscì a far perdere al ministro la pazienza, facendolo andare su tutte le furie per la sua arroganza. Gridando e sbraitando la condanna a morte, il ministro fu gelato dalla presenza a sua insaputa dell'imperatore. Una servitrice dell'imperatore, sempre gelato dietro il tendaggio della sua portantina, riproverò al ministro la perdita della sua calma e quindi il disonore di una sconfitta nei confronti dello straniero, cosa che ovviamente fece ulteriormente infuriare l'anziano ministro. Fu allora che Paramphasus ebbe la geniale idea di sfidare l'imperatore a duello. Mentre diversi guerrieri orientali tentarono di ostacolare Barlach dallo strangolare Paramphasus, il silenzio calò nel tribunale. Fu deciso che Paramphasus avrebbe affrontato in duello il più grande spadaccino d'Oriente. Il samurai della Mezzaluna, primo spadaccino d'Oriente, è il più vicino pretendente al trono. Paramphasus, mentre veniva scortato nell'arena, si voltò verso i compagni con baldanza. «Tranquilli, vi darò le sberle, saremo tutti a casa in tempo per il pranzo! Fatemi ammazzare!» gridava Marlach, mentre furono tutti scortati ad assistere alla disfatta dell'eroe. L'enorme arena, teatro di battaglie e duelli di infiniti eroi, era colma di gente pronta ad assistere all'esecuzione del draconico, proveniente dalle terre barbare. Il samurai della luna era rinomato per la sua elegantissima e raffinata scherma. Il suo stile di combattimento era un'opera d'arte, tanto che fu nominato santo della spada ancora in vita. I due contendenti si prepararono allo scontro. Paramphasus chiese esplicitamente di utilizzare la sua arma preferita, la lancia della penetrazione. Quando furono pronti, calò un silenzio impenetrabile. Tutto presagiva ad un duello epico se non fosse stato per la lingua lunga di Paramphasus, che non faceva a meno di continuare a rovinare il momento. Il ministro supremo, ancora irritato dalla situazione imbarazzante, diede il via al duello e subito i contendenti si misero in guardia. Il samurai, fedele al suo stile, si esibì in una sequenza di fendenti letali e precisi. Paramphasus, dal canto suo, iniziò a correre in cerchio, saltando e schivando come poteva, mentre il pubblico lo additava come codardo. Ma ogni volta che si voltava, lanciava un affondo con la sua fida lancia, incalzando l'avversario. Dopo pochi scambi, il samurai levò un colpo diretto per decapitare il draconico, che miracolosamente schivò l'attacco tra lo stupore di tutti. Era inciampato sui suoi pantaloni non più sorretti dalla cintura, che aveva dimenticato sulla nave.
Rotolando si liberò dall'impedimento, togliendosi i pantaloni e restando nudo con la verità al vento. Il ministro supremo, disgustato, ordinò la morte. Mentre si toccava un fianco, forse per un'ulcera che si stava venendo a formare. Il samurai, abituato a combattere nobili avversari, sembrava turbato alla vista di cotanta balordaggine. Cercò quindi di concludere lo scontro. Ma Paranfasus, con abile mossa, lanciò i suoi calzoni sporchi di giorni di viaggio verso il samurai. Le draconiche brache rimasero impigliate nell'elaborato elmo del samurai, che quasi stava soffocando per il fetore. In quel momento, Paranfasus, figlio di Pamplimus, il senza mutande, atterrò il samurai e lo puntò con la sua lancia, vincendo il duello. Il silenzio che ne seguì fu spezzato soltanto dalla furia omicida del ministro, che, armato di un enorme ventaglio orientale, tentò di uccidere il draconico, ma fu fermato dalle guardie. Tuttavia fece in tempo ad ordinare alla milizia di giustiziarlo. Il draconide scappò nudo, inseguito dalle guardie che cercavano di infissarlo a dovere. Tutto fu però interrotto dall'imperatore, che non riuscì più a trattenere le risate alla vista di un vecchio tanto strampalato. Gli eroi quindi non furono condannati, ma inspiegabilmente dichiarati ospite dell'imperatore celeste. Complice forse una vita di austerità e rigore, la vista di un guerriero così contrastante rispetto al rigido codice d'onore dei guerrieri d'Oriente salvarono la vita di Paranfasus e quella dei suoi compagni. Per l'ulcera del ministro supremo, invece, non vi fu scampo. Ok, è tutto. Bellissimo. Dobbiamo andare, dobbiamo andare nei regni d'Oriente prima o poi. A rovinare la vita a quei poveracci, no. No. Claro, no. Cioè, hanno avuto ormai 400-500 anni di tempo per riprendersi. È giusto che abbiano... Una profezia parla di noi, infatti. Esatto, è giusto che abbiano tipo la seconda dose, come sul vaccino. Oddio santo. Ok, ragazzi, a voi la scelta. Cosa ascoltare dopo? Precious. Ma oba... Beh, indifferente. No, io direi uno dei Pezius. Andiamo su Pezius. Giunto sull'isola, promise alla baronessa la più bella ballata da lui mai realizzata. La donna fu estasiata da tale promessa e fece sistemare Pezius in un bellissimo studio che dava sul mare per poterlo ispirare. Tuttavia Pezius non aveva voglia di scrivere. Voleva godersi i piaceri di una vacanza e stava a dozziare nel suo letto come un pigro villano. Il giorno prima dello spettacolo si ridestò come uscito da un letargo e, preso dal panico, cercò di abbozzare una ballata qualsiasi tra quelle già scritte. Quindi iniziò a vergare seguendo il ritmo delle onde che si infrangevano sulla riva costantemente. Quella notte però Pezius dovette pagare lo scotto di un antico detto: ogni promessa è debito. La aspetta, quindi cosa succede quella notte? Scopri il terzo capitolo, se lo non trovi. Lo sappiamo, non lo sappiamo ancora. Io ho paura che la baronessa... Vabbè, comunque. Ok, next. Raga? Quale... Scegliete. Rimangono Ginitas, Baraquil e Mistral. E Baraquil e Mistral, o Mistral e Baraquil... I presenti, insomma. Allora, onestamente vorrei ascoltare Mistral prima, perché voglio sapere che cosa le è successo. Allora, Mistral sia. Tenetevi forte, ragazzi. Aiuto. Mistral, armata della sua fidata lancia, andò dritta a sfidare il capo dei briganti, un moro di nome Gorl, che tutti chiamavano il maligno per via della sua innata crudeltà. Davanti a tutti i suoi seguaci, Mistral sbeffeggia il capo, additandolo come un effeminato che ama giacere come una capra tra i suoi uomini. Gorl, furente, accetta la sfida. Forte della sua possanza e della sua statura, era alto quasi il doppio di Mistral, ma quello fu l'ultimo dei suoi pensieri. Una battaglia brutale ammutò lì perfino il più ubriaco dei suoi seguaci. I due contendenti si picchiavano selvaggiamente, e non importava quanti colpi Gorl affondava sulla pelle nuda di Mistral, le sue ferite rimarginavano come per magia. Mistral, irritata dalla debolezza del suo avversario, piantò la sua lancia nella nuda sabbia, portando la punta verso il cielo. Gorl era incerto del suo fare, ma non ebbe il tempo di pensare. Mistral era già su di lui, massacrandolo con dei pugni degni di un tagliapietre incazzato dopo una giornata senza un goccio di birra nanica. Il capo dei banditi, ridotto ad una figura pietosa, venne caricato in spalla dalla donna, che lentamente, prima e poi con uno strattone netto, spezzò la schiena del moro, tra lo sconcerto dei suoi compagni. Non contenta, con ancora il moribondo in spalla, lo piantò sulla punta della lancia, lasciandolo vorticare come una macabra giostra che dilaniò i resti del suo rivale. L'accampamento nomade era sgomento.
Dopodiché Mistral si rivolse a tutti i non umani, Morfici, Minotauri, Goliath e tutti coloro che erano affini alle forze primeve. Chiese loro di sterminare i deboli e di seguire la sua guida. Sotto il suo comando avrebbero dominato su ogni razza. Quella notte il deserto fu disseminato di corpi straziati brutalmente. Porca miseria. I cazzi. Hai capito. Ok. Wow. I guess sì, Baraquil. Mi sarei diventata malvagia. Pronti? Vai. Shoot it. Dopo la prima guerra dei giganti, la compagnia della spada folgorante si sciolse. Ognuno degli eroi che ne faceva parte intraprese un cammino diverso. Dopo essersi separato dai suoi vecchi compagni, Baraquil tornò sotto invito di Re Auron a Silungar. Per premere il valore dimostrato dal Genasi nel corso degli anni, il re propose di fondare una nuova scuola per maghi spada. La figura dei maghi era venuta a meno dopo il tradimento. Abbiamo sentito, noi abbiamo la parte 2 adesso. Per questo mancava una figura di prestigio. No, si è confuso, raga, si è confuso il messaggio. It is not a problem. Ok, ecco. Kagan conosceva quei luoghi fin troppo bene. In gioventù aveva esplorato la torre con i suoi antichi compagni, ma non riuscì a vincere le sfide che la struttura ce l'aveva in sé. I maghi spada affrontarono trappole ed enigmi. Riuscirono a sconfiggere i golem arcani che proteggevano le sale della torre, molto più grandi di quello che dovevano apparire all'esterno. Arrivati alla vetta, rimasero fermi davanti all'enigma finale. Kagan capì che l'unico modo per reclamare la torre ed attivare il controllo era sacrificare la sua essenza vitale, caricando le celle di contenimento con la sua forza arcana. Senza dare il tempo a Baraquil di comprendere il meccanismo, incastonò Belial, la sua antica mitica spada, nella feritoia di pietra di controllo. Con uno sforzo enorme riattivò il sistema di controllo della torre, che iniziò a volare nel cielo come in passato. Lo sforzo fu però fatale. Dedicò le sue ultime parole a Baraquil, a cui affidò il futuro dei maghi spada. Mannaggia il diavolo! Okay. Ok. E dulcis in fundo, la catastrofe umana Genitos. Genitals. Oddio. Curioso. Tra l'altro c'è anche Baretto Turgido all'interno. Meraviglia. Perché stavano viaggiando insieme, ragazzi. Quasi lo speravo. Pronti? Vai. Sì. Giunti nelle prossimità dei monti del nord, i due compagni furono fermati da un contingente nanico, armato di tutto punto. Erano gli scudi di pietra del clan Headamber e la loro guida era il capo clan Blaine, figlio di Baldinus. Puntò il suo enorme martello verso il barbaro Strafattonius, minacciandolo di morte. L'energumeno aveva infatti ucciso il fratello al confine sud delle grandi mura, mentre tentava di rapinarlo dei suoi averi. Ginitas osservò la scena e iniziò a farfugliare parole incomprensibili, aspettando che il fidato Kozak traducesse per lui le parole. Fu in quel momento che realizzò dopo tanti anni che Kozak il pappagallo era morto arrostito dalle sue fiamme e rimasto carbonizzato nella sua spalla per tutto questo tempo. Ma che cazzo? Ecco perché nessuno mi capiva, pensò. Blaine sfidò a duello il barbaro Strafattonius, che accettò senza pensare. I nani formarono un'arena quadrata, coprendo i contendenti con i loro scudi e impedendo l'intervento di chiunque. La battaglia fu durissima. Il barbaro umano menava potenti colpi con la sua micidiale ascia di penne, mandando in pezzi lo scudo del nano, che si difendeva con maestria. Sicuro della sua vittoria, si slanciò in un colpo finale che tagliò di netto lo scudo. Ma il nano, con un'agile mossa, imitò un sasso che frana da una montagna e investì il ginocchio del suo avversario con una poderosa martellata, rompendolo di netto. Poi caricò un altro colpo, fracassando lo sterno del barbaro, che combatteva rigorosamente nudo. Alzò il suo martello per finirlo, ma Strafattonius alzò la mano per richiamare la sua attenzione. «Fermo! La realtà è solo una! Non fui io ad uccidere il tuo caro fratello! Furono quella zoccola di cui non ricordo il nome e il mio ex Baretto Turgido! Risparmiami la vita!» Il nano invece su tutte le furie calò il colpo fracassando la testa del barbaro, ponendo fine alla sua pazzia. E meno male, direi. Oh mio Dio!
Intanto però il sottofondo ci doveva stare il cespuglio che rotolava, secondo me, però. Senti. Quella zoccola che girava con Barretto Turgido, ho come una sensazione. Di cui non ricordo. Mi ha procurato un nemico mortale. Che alla prossima, la prossima cosa, campagna, faccio un barbaro con intelligenza 4, perché... Sì, no, perché invece quello che avevi prima era veramente un fior fior di genio. Quello troppo intelligente persino, raga. Ragazzi, io vi chiuderò qua. Ma la mia domanda noi è, chiudiamo qui. Livellare? Sì, ragazzi, però per livellare intanto fatevi la scheda e preparate il livello 4. Però vi ricordo che per livellare dovete fare il riposo. Sì, da dormire. Okay. Quindi organizzatevi per aumentare di livello fra di voi. Vabbè, senti un attimo, eravamo via tutto il giorno dall'accampamento, abbiamo dormito nel deserto, abbiamo affrontato il diavolo, siamo tornati. E quanto resta della giornata? Io penso che possiamo andare a dormire. Sì, praticamente. Assolutamente, sì. Anche perché siamo a pezzi, quindi. Siamo a pezzi tutti, letteralmente. Se avanza un'ora della giornata ci rassettiamo un po', anch'io mi ricuccio qualche strato. Ma ve li si scorre. Esatto, sì, quindi vabbè, più o meno siamo alla fine della giornata. Come riposo, dai. Però c'è un però, Martino. Va bene. Quindi... Se andiamo a dormire ci risvegliamo dall'altra parte. Bravo. Lo sapevi io. Va bene. Ok, però comunque tutto questo lo rimandiamo alla prossima volta. Esatto, ce la gestiremo dall'altra parte. Così nel frattempo Stefano ci passa gli appunti della sessione primaverile. Che non mi ricordo un cazzo di cosa succede nel passato. Io vi vado a ricordare, a mettere nel gruppo degli audio tutto quello che vi ho fatto ascoltare. Tu metti tutti gli audio che abbiamo sentito, sì, per favore. Va bene, ragazzi. Intanto stacco la live. Grazie per averci seguito. Come sempre, gli episodi li trovate il lunedì. E alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao.